pochi giri di parole, l'Italia ha deluso? Dopo lo 0 in pagella dello scorso anno, anche in questa stagione abbiamo rischiato di chiudere a 0 punti. Doveroso ricordare che dalla scorsa annata anche nel 6 nazioni è in vigore il punto di bonus difensivo. 5 sconfitte su 5, per non parlare di quel 0-17 degli ultimi 3 anni che fa male. In più, oltre il danno la beffa, il co-finale contro la Scozia, nonostante l'aver dominato il match per 60 minuti abbondanti. Molto male, soprattutto considerando che il prossimo sarà l'anno del mondiale. Tanti i punti di domanda, dalla reale condizione dei vecchi, come Ghiraldini e Parisse, all'incapacità totale degli azzurri di giocare nella ripresa, subendo imbarcate clamorose nonostante i primi tempi discreti. Non possiamo, però, guardare solo il lato negativo e proviamo a guardare quanto di buono ci ha donato questo 6 nazioni. Non si può certo gioire, ma possiamo sorridere per la prestazione delle giovani speranze. Da Minozzi a Negri, passando per Ferrari, Polledri e Bellini. C'è qualcosa di buono, da preservare e far crescere. Riusciremo a creare una generazione più forte di quelle precedenti. Matteo Minozzi è la notizia più bella di questo 6 nazioni. E l'Italia arranca, c'è sempre un giocatore pronto a risollevarla e a portarla in meta. Questo è stato per noi Matteo Minozzi, che alla sua prima esperienza al 6 nazioni ha stupito tutti, dai tifosi azzurri agli addetti ai lavori di tutta Europa. Non è un caso, infatti, che l'estremo padovano sia stato addirittura inserito nella lista dei papabili MVP di tutto il torneo. Dopo aver esordito nel test match di novembre contro le isole Figi, si è conquistato un posto da titolare nel quindicesimo azzurro tanto da aver disputato tutti i 400 minuti della pattuglia azzurra, tra test match e gare del 6 nazioni. Non solo, e Minozzi è stato importantissimo anche per le mete realizzate, un totale di 20 punti, 8 gradi miglior marcatore del torneo, e 4 mete, 2 gradi nella classifica di specialità, alle spalle solo del record man Stockdale. Minozzi è stato per l'Italia anche l'uomo che ha guadagnato più metri, 268, e con più clean breaks 8. Insomma, quando si dava palla a Minozzi, erano problemi per le difese avversarie. Che fosse un giocatore interessante, lo si era visto nel Pro 14 con la maglia delle zebre, ma nessuno avrebbe immaginato un tale impatto nel 6 nazioni. Complimenti, un invito alla federazione, continuare ad investire sulle nostre franchigie e perché no, sperare di inserire qualche squadra in più in questo torneo. Video Matteo Minozzi, la nota lieta dell'Italia al 6 Nazioni 2018. Sebastian Negri. Sebastian è stato un'altra bella sorpresa di questo torneo per i colori azzurri. Il seconda linea del Benetton Treviso, adattato come flanker, è stato un carro armato dalla prima all'ultima partita. Partito sempre nel quindicesimo titolare di O'Shea in questo 6 nazioni, si è subito calato nel ruolo di accompagnatore di Parisse, sostenendolo anche nei periodi più bui di questo torneo. Certo, anche classe 94 ha commesso qualche sbavatura, ma gli si poteva chiedere poco di più, affrontando per la prima volta il rugby europeo dopo anni di formazione in Sudafrica. I margini di crescita sono pazzeschi e sicuramente ha aiutato l'esperienza accumulata in stagione in Champions e Cup. Anche sul giocatore di origini zimbabwese O'Shea ha ragione, con qualche ritocco in più e qualche anno di esperienza, può diventare veramente uno dei migliori nel suo ruolo. Sono molto aggressivo e orgoglioso del mio placcaggio. Amo correre nello spazio, palla in mano. Per il resto non amo tanto parlare di me. Giocatore di riferimento, mi piace molto Marco Bortolami, anche se il mio azzurro preferito rimane Sergio Parisse. Sebastian Negri all'inizio della sua carriera, video come fanno Raimondi e Munari a commentare due partite in un giorno, Jake Polledri lo abbiamo visto solo nel match finale contro la Scozia, ma ci siamo subiti pentiti di non averlo chiamato prima. Parliamo di Jake Polledri che dopo un importante 6 nazioni Under 20 e un buon mondiale Under 20, era stato chiamato dal CT O'Shea per il collegiale di preparazione di gennaio.
Il flanker del Gloucester è stato poi convocato solo dalla quarta giornata per il match contro il Galles e ha debuttato nella gara dell'Olimpico contro la Scozia. In coppia con Negri ha dato una grossa mano a Parisse, ma soprattutto ha giocato una partita di grande spessore tra le maglie dei più esperti scozzesi. Il nativo di Bristol, il padre, ha collezionato 462 presenze nel Bristol Rugby, ha dato subito l'impressione di essere di un'altra categoria, e qui si fa sentire il peso dell'esperienza, quella vera.